Sono d'accordo che bisogna rispettare sicuramente le regole, anche se si dice di non fare troppo allarmismo, ma dobbiamo stare attenti, no? Siamo stati attenti 3-4 mesi, vediamo di proseguire finché non abbiamo la certezza che le cose vadano, migliorino. Ci vuole anche buon senso da parte nostra, non dobbiamo aspettarci che siano gli altri a dirci che cosa fare, un minimo di buon senso ci aiuterebbe tutti. Abbiamo preso anche dei treni verso le 10 di sera per andare anche in Riviera, eravamo gli unici con la mascherina e quindi diciamo che mancano controlli perché non c'è... Il controllore non controlla i biglietti, non c'era polizia. Nei locali invece i giovani come si comportano secondo voi? Nel senso che alcuni rispettano le regole, altri però in qualche modo si credono un po' immuni. Come dire, siamo giovani e non ci succede niente. C'è un po' mancanza di consapevolezza. È quello secondo me il problema più grande. Avete passato Ferragosto qui a Pesaro, se posso chiedere? E l'abbiamo passato sui Monti Sibillini. E là comunque c'è all'aperto, comunque sono camminate un po' impegnative, quindi eravamo abbastanza distanziati, c'era comunque anche chi camminava con la mascherina, eccetera. I giovani effettivamente no, non portano le mascherine e non rispettano le distanze, specialmente al Lido di sera è da evitare. La mascherina tra i giovani si usa? Tra i giovani, guarda, ce l'abbiamo anche dentro la borsa. Ce l'abbiamo, la portiamo addosso così almeno se tocca entrare da qualche parte la mettiamo per forza, ormai è un uso quotidiano, sui locali proprio c'è, cioè, la gente è tanta, proprio, però non si rispetta niente, per niente proprio, però purtroppo è così e adesso se le conseguenze le abbiamo viste, hanno chiuso tutto. Si sono radunati qui con i gazebi, però... Comunque noi siamo tutti a nucleo familiare, in poche parole, ma il rispetto comunque l'abbiamo portato. Noi abbiamo tutti la mascherina, come ci muoviamo, ce la mettiamo su, fino alle macchine, tutto qui. Se facessero un po' anche i giovani sarebbe meglio. Un'ordinanza giusta dunque quella di Ricci, emanata per Ferragosto? Bene. Penso di sì, ma adesso vediamo i risultati fra qualche giorno. E che i giovani purtroppo hanno questa idea, come dire, che loro sono immuni da tutto. Noi abbiamo due figlie, anche le nostre, ce l'abbiamo anche con loro perché sinceramente è come se fossero immuni da questa cosa, invece purtroppo non è così. E quindi si divertono, l'importante è il divertimento, diciamo. Ci vorrebbero più controlli, non serve dirlo postumo, bisogna farli prima, bisogna predisporre prima in maniera che si facciano. Io ho fatto il vigile 30 anni, quindi ne so qualcosa.